Una piccola rassegna di musica bella, la quarta, messa in piedi da Michele Veneziano, Marco Goio e Tommaso Prassanito, 5 giovedì in piazza Garibaldi davanti al caffè centrale di Casalmaggiore, tempo permettendo, oppure dentro. Cantautori e gruppi di qualità, quelli che la musica la fanno davvero con divertimento, impegno, passione, fatica e spese, con poco guadagno spesso ma tanti sogni nel cassetto. Ed anche quest'anno la scelta di andare controcorrente rivela appieno l'identità di una rassegna che ha mantenuto sempre le promesse. C'è chi propone musica per far cassa, magari per vendere 3 birre in più, e chi della musica fa invece una scelta di vita o solo un mezzo espressivo, un modo per incontrarsi e condividere un momento di leggerezza. La Centralissima fa parte, sin dalla sua prima edizione, di questa seconda categoria. Si è partiti questo giovedì con Pau Amma, progetto pop psichedelico nato a Bergamo nel 2015 da un'idea di Gregorio Manenti alla chitarra e tastiere. La formazione è stata poi completata nel gennaio 2018 con Giulio Mastropietro, voce, tastiere e chitarra, Andrea Morigi al basso e Alessandro Seminati alla batteria. Il sound della band, sospeso e sognante, strizza l'occhio alla neopsichedelia e ad un certo cantautorato italiano a cavallo tra gli anni 70 e 80, con cura particolare degli arrangiamenti e della gestione delle armonie. Dopo una serie di date, nella primavera 2018, a luglio hanno vinto, proclamati da Omar Pedrini, il concorso Nuovi Suoni Live, contest musicale bergamasco. Il 15 marzo hanno pubblicato il videoclip di Shanghai, primo di una serie di singoli che verranno pubblicati nel corso di questo 2019. Il gruppo è anche tra i 6 finalisti del concorso Musica da Bere 2019, selezionati tra oltre 380 iscritti provenienti da tutta Italia. Giovedì prossimo, per la Centralissima, sarà il turno di Hand Logic, poi il 16 maggio Angela Kinsey, il 23 Gianmaria Simone, il 30 Zotrio, tutti i cantautori, chiuderanno la rassegna 2019 con concerti sempre dalle ore 21:30, tutti a ingresso gratuito con stand gastronomico predisposto.